il Signore, in un testo che ci ha dato, ci ha parlato di costruzione, ci ha detto: finora avete lavorato molto e avete concluso poco. Siamo tutti chiamati a costruire. E l'idea base questa mattina è questa costruzione della casa del Signore. E la casa del Signore è la Chiesa. La casa del Signore è la nostra famiglia. La casa del Signore è la nostra comunità. La casa del Signore è ciascuno di noi. Per cui abbiamo un quadrifoglio davanti a noi. Tutte e quattro le foglioline sono innestate in questo stelo che è la costruzione. Il testo che abbiamo scelto è quello di Paolo ai Corinzi, prima lettera, capitolo 3, 10-17. Ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, oppure legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera verrà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Prima Corinzi 3, 10, 17. Fondamento su cui si costruisce è sempre Cristo Signore. È su di Lui che si costruisce il corpo. Il corpo che possiamo considerare in un quadrifoglio: la Chiesa, la famiglia, la comunità e la nostra vita. Tempio di Dio e la Chiesa, tempio di Dio e la famiglia, tempio di Dio e la comunità, tempio di Dio e il nostro cuore. Tre categorie di persone, secondo il materiale che viene usato. Ci sono coloro che costruiscono con materiale che prendono da Dio. Dice Ageo, nel testo citato, il seguito del testo citato: salite sulla montagna, prendete la legna che io vi darò, scendete e con questa costruite il mio tempio. C'è un materiale che ci viene offerto da Dio per la costruzione, e sono oro,
argento, pietre preziose, e l'oro della carità, l'argento della preghiera, le pietre preziose delle virtù. E l'oro che nasce dallo Spirito di Cristo è fuso dentro i nostri cuori, e con l'amore che si costruisce la comunità, e lo Spirito che amalgama gli uni agli altri e che dà il soffio vitale, perché egli è calore di vita. E la preghiera, l'argento, che amalgama la comunità e fa tintinnare la voce degli angeli in mezzo a noi che cantano al loro Signore. Una comunità si costruisce con la preghiera. La preghiera ispirata dall'amore, dalla carità, si costruisce con le pietre preziose, che sono le virtù di Cristo. Le 12 pietre preziose, che sono le 12 virtù di Cristo, che sono dentro di noi e con cui noi costruiamo la comunità. Se noi fabbrichiamo la comunità della Chiesa, la comunità della famiglia, la comunità nostra e il nostro cuore, con oro, argento, pietre preziose, siamo buoni costruttori e collaboratori di Dio. Ma possiamo anche noi usare altro materiale, il materiale umano: legno, fieno e paglia. Anche qui la trilogia, che corrisponde alla trilogia divina: oro, argento e pietre preziose. Si può costruire col legno, col fieno, con la paglia. Sono modi umani di costruire. Non è l'efficientismo che costruisce la comunità. Non sono le cose effimere, come paglia, che disperdono. Col fieno, che mangiano gli animali, che si costruisce la comunità, né quella della Chiesa, né la comunità familiare, né la comunità carismatica, e neanche il nostro cuore, dimora di Dio. E qualora i due costruttori, due serie di costruttori, quelli che edificano con materiale di Dio, quelli che edificano con il materiale umano. Ma c'è una terza categoria: coloro che dicono di costruire ma demoliscono. Sono coloro che iniettano nella costruzione materiale esplosivo e al momento opportuno fanno crollare la comunità, creano dei buchi nella comunità, minano l'unità della comunità, della Chiesa, della famiglia, della comunità carismatica e del proprio essere, nella propria vita. Ma guai a chi distrugge il Tempio di Dio, perché Dio distruggerà lui. Dunque abbiamo due categorie di costruttori e una categoria di distruttori, pur associati nell'opera visibile di costruzione. Però verrà l'ora della prova, la prova che è il fuoco che dimostrerà
l'opera di ciascuno. Se tu hai costruito con oro, argento, pietre preziose, se tu hai costruito con fieno, paglia, legno, se tu invece di materiale hai messo polvere esplosiva, se tu hai messo opera incendiaria, il fuoco lo dimostrerà. Qual è il fuoco del Signore? Poi ritorneremo su questo. È il fuoco della prova, la tentazione, che non verrà mai a mancare. Finché siamo qui sulla terra, siamo continuamente tentati, perché c'è uno dietro di noi che non vuole la costruzione, ed è il distruttore, ed egli tenta. C'è la sofferenza a cui tutti siamo sottoposti, ed è nella sofferenza che l'oro viene provato, se è veramente oro e se ci sono incrostazioni, le incrostazioni cadono. C'è la malattia che dimostra se veramente noi abbiamo edificato con fieno e paglia, oppure se noi abbiamo edificato con pietre preziose, oro e argento. C'è soprattutto la persecuzione che dimostra se noi siamo dei buoni edificatori, se l'opera nostra è buona. C'è poi il grande deserto della vita, il deserto. I nostri padri furono tentati nel deserto, Cristo fu tentato nel deserto. Sono le prove di fuoco a cui il Signore ci sottopone l'opera nostra. Tutti siamo provati, cioè Dio fa la prova per ciascuno, è detto più volte nelle scritture. Dio mette alla prova, mise alla prova Abramo, mise alla prova Giobbe, mise alla prova sua madre Maria, mise alla prova Gesù, suo figlio. Tutti siamo messi alla prova. Sono i tre punti che voi esaminerete nei gruppi di studio, cioè il materiale di costruzione, la prova del Signore, l'esempio di Abramo, Giobbe, Maria, Gesù. E adesso ritorniamo sulla nostra trattazione. Farete o tre gruppi, o sei gruppi, o nove gruppi, trattando questi tre punti. Potete anche scegliere di trattarli insieme, se volete, però credo che il materiale è molto, è bene che il materiale venga trattato in tre sedi. Perciò la prima sede, che può essere o un gruppo o due gruppi, tre gruppi, il materiale di costruzione. Poi l'altra sezione è la prova del Signore, le prove. E poi il modello, come vincere la prova, i modelli che ci vengono dati. Il modello di Abramo nella fede, il modello di Giobbe della sofferenza e della malattia, il modello di Maria nella fedeltà a Dio e nell'assoluto deserto, l'esempio di Gesù che compendia tutti questi tre aspetti e ci dà la prova di come l'uomo
deve vivere davanti a Dio. Detto questo, ritorniamo un po' sul nostro insegnamento, sul corpo dell'insegnamento. Ho detto che il corpo di Cristo è la Chiesa, la famiglia, la comunità, la vita nostra. Non ci soccorre il tempo per trattare di queste quattro foglie del quadrifoglio. Però abbiamolo davanti agli occhi, questo quadrifoglio, perché ci servirà anche nella nostra vita come punto di riferimento. Tutti siamo chiamati a costruire la Chiesa. La Chiesa è tutta ministeriale, ci dice il Papa. Per cui i fedeli sono chiamati a distribuirsi nei tre settori: profetico, sacerdotale, regale, perché tutti esercitiamo il ministero di Cristo. E dobbiamo edificare col materiale divino, quello che Cristo ci dà, o meglio quello che lo Spirito ci dà, e fabbricare su Cristo, pietra angolare e preziosa. Non ci può essere altro fondamento. Su questo punto io insisto molto, perché se fabbrichiamo su altro fondamento, noi fabbrichiamo in vano. Il fondamento unico è Cristo Gesù. Questo vale per le altre religioni. È venuto nel giornale ieri che 5 persone hanno trovato il rifugio, cioè si sono battezzate, diremmo noi, nel buddismo. Ci sono le chiese orientali, diciamo, le conventicole orientali, le religioni orientali, che hanno tutto il nostro rispetto, ma non hanno come fondamento Cristo. Hanno quasi tutti come fondamento il sé, l'io, l'atman, che deve raggiungere la perfezione o l'annientamento. Noi abbiamo come fondamento Cristo, non abbiamo il sé, non abbiamo l'io. E capovolgimento di valori, di visuale. Noi ci fondiamo su una persona che è Dio, umanato. Egli ci prende in sé e ci costruisce in sé mediante il suo spirito, e noi siamo i suoi collaboratori e fabbrichiamo nella fede, nella speranza e nell'amore, cioè nell'oro, nell'argento, nelle pietre preziose e nella fede in Cristo, nella speranza in Cristo e nella carità di Cristo, che noi fabbrichiamo la Chiesa di Cristo. Ma, come vi dicevo, questo è una fogliolina del quadrifoglio. La famiglia. Dobbiamo costruire o ricostruire la famiglia, perché la famiglia è il corpo del Signore, è il tempio del Signore. Quest'anno è l'anno della famiglia. C'è adesso un corso che tratta della famiglia nei riguardi della guarigione della famiglia. Sono aspetti di guarigione materiale. Ma la famiglia è malata, spiritualmente malata. Non ha tanto bisogno di cure sanitarie, materiali. Anche queste giovani, vedi l'incontro agli anziani, venire incontro ai fanciulli, venire incontro ai malati di una famiglia, sono tutti opere buone,
di cui ci parla anche il Papa nella lettera che ha inviato per l'11 di febbraio, la giornata mondiale della malattia, della sofferenza, dei malati. Ma nella nostra prospettiva è la famiglia malata spiritualmente, moralmente malata. E la vera malattia della famiglia non è tanto di ordine materiale, e dobbiamo essere preoccupati di venire incontro alla famiglia non tanto con i mezzi materiali. La Chiesa si adopererà in collaborazione con la medicina per venire incontro, ma è l'opera spirituale che dobbiamo compiere noi. Vedremo come. Per risanare la famiglia. La famiglia è malata. È malata. La grande malata è la famiglia, come famiglia. Non sono malati gli anziani, i fanciulli, i cancerosi. Sì, sono aspetti della malattia che affligge tutta la società. Ma la malattia spirituale e morale è nella famiglia, attacca la famiglia, ossia la malattia della famiglia è spirituale e morale. E allora noi siamo chiamati a ricostruire la famiglia, ricostruire la famiglia, e deve essere un impegno del rinnovamento, ricostruire la famiglia. Perché è malata, è distrutta. E allora, come ricostruire la famiglia? Riandiamo al testo citato. Con oro, argento, pietre preziose. Perché chi vuole ricostruire la famiglia umanamente, con legno, fieno e paglia, non ricostruirebbe la famiglia. Non è il soccorso, non è la legge familiare, non sono gli aiuti sociosanitari che si possono dare alla famiglia, che ricostruiranno la famiglia, ma la malattia è più profonda. Ritrovare innanzitutto il fondamento, che è Cristo Gesù. Si fabbrica la famiglia in Cristo Gesù. Sui tre pilastri dell'oro, dell'argento e delle pietre preziose: la fede, la speranza e la carità. Bisogna che noi ritroviamo i valori fondanti della famiglia e facciamo opera di ricostruzione aiutando le famiglie. Il rinnovamento deve prendere questo impegno. Ci deve essere questa svolta sociale. Nei nostri gruppi ci sono gruppi così di famiglie. Cominciamo da questi gruppi di famiglia. L'ideale sarebbe che i gruppi di rinnovamento fossero formati da nuclei familiari, marito e moglie, genitori e figli, ma questo non sempre si ottiene. Ma se ci sono nuclei familiari, uno, due, tre, quattro, sono dei punti focali a cui noi dobbiamo dare credito perché siano loro a mettersi in attività con la parola, con l'esempio, con l'apostolato, per aiutare le famiglie in quest'opera di ricostruzione. Noi celebreremo la giornata della famiglia come gruppo. Adesso sceglieremo la domenica, ed è uno degli impegni che prendiamo questa mattina. La giornata della famiglia, come gruppo noce. Poi faremo la giornata della famiglia come diocesi, però sempre in seno al gruppo di rinnovamento carismatico. Ricostruire la famiglia, i valori,
obliterati ormai. Non c'è una famiglia in pace. Guardate, io tratto un po' con tutte. Centinaia di persone vengono a me. Ho fatto il conto che durante una settimana io contatto un 200 persone, perlomeno. Perlomeno 200 persone. Non c'è pace nelle famiglie. C'è sempre disgregazione. C'è un pianto generale. Padre, madre che si lamenta dei figli, mariti che si lamentano delle mogli, mogli che si lamentano dei mariti, guerra, disinteresse gli uni degli altri, disamore, disastro morale, spirituale. Non c'è pratica dei sacramenti, non ci si confessa più, non ci si avvicina più alla comunione, si diserta la chiesa. Si vede chiaramente domandando, ci vai in chiesa, ti confessi, frequenti i sacramenti. Quasi nessuno di quelli che non sono in pace fa tutto questo. E qui i valori cristiani non ci sono più. E venendo a mancare i valori cristiani nel battezzato, vengono a mancare i valori umani. Il battezzato o vive da battezzato o non vive più la vita umana, viverà la vita istintuale, secondo gli istinti, sarà preda di tutte le passioni, sarà preda del mondo che va in rovina. Ecco perché dobbiamo salvare la famiglia e ricostruire la famiglia sui valori cristiani, i valori umani, buoni, morali. E dobbiamo darci da fare, prendendo da Cristo Signore, prendendo dalla montagna il legname necessario, cioè prendendo da Gesù il materiale necessario per riedificare la nostra famiglia, la comunità familiare che è il corpo del Signore. Bisogna risanare le fonti della vita, coniugi che vivono male il loro matrimonio a livello fisico, a livello psicologico e a livello spirituale. Il matrimonio cristiano è un grande valore che su questi tre livelli congiunge l'uomo e la donna. Le fonti della vita sono inquinate. Quanto c'è da fare, quanto c'è da fare. Ricostruiamo la famiglia, fratelli e sorelle. Ascoltiamo la voce del Papa. Collaboriamo con gli altri per la costruzione della famiglia, e incominciando dalle nostre famiglie, dalle nostre famiglie, con la parola, con l'esempio, con l'apostolato, anche con famiglia e famiglia. La parola, cioè dire chiaramente come noi la sentiamo. Cioè la parola di Dio, la dottrina di Dio. Quando ci interrogano, è lecito questo, è lecito quest'altro, dire francamente qual è la volontà di Dio con la parola. Spesso nelle conversazioni ci si chiede qual è la volontà di Dio, saperla qual è questa volontà di Dio e dirla, l'esempio di una vita intemerata per essere credibili, e anche l'apostolato familiare, se possiamo farlo, andare di famiglia in famiglia, contattare le famiglie. Ricostruiamo la famiglia, che è il corpo del Signore. Salvata la famiglia, sarà salvata la società. Finché non si salva la famiglia, la società, che è composta di famiglie, non sarà mai salvata. Finché non restituiremo i valori cristiani e umani, i valori morali, i valori spirituali nella famiglia, è inutile parlare di ricostruzione morale, di ricostruzione materiale della nostra società.
è alla radice che bisogna andare. Andiamo alla terza fogliolina, la comunità nostra, costruire la chiesa, costruire la famiglia, costruire la nostra comunità. Ecco com'è bello e giocondo che i fratelli abitano insieme. Qual è il segno dei credenti? Il segno dei credenti. Siamo nella settimana dell'unità. Tutta la Chiesa è impegnata, anzi tutta la cristianità è impegnata, perché pregano anche le chiese separate per l'unità. I credenti stavano insieme. Cioè chi crede in Cristo nel fondamento sente il bisogno di fondersi con gli altri. Questo è il segno. Chi crede in Cristo, chi ama Cristo, cerca la comunità, perché Cristo vive nella comunità, perché nella comunità la comunione. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono comunione, pluralità di persone, unità di natura. La comunità carismatica che si raduna nella forza dello Spirito deve sentirsi unita. Qui sarebbe lungo il discorso che faremo un'altra volta, ossia ciò che unisce una comunità, ciò che disunisce una comunità. Cioè gli elementi aggreganti e gli elementi disgreganti di una comunità. Elementi aggreganti ed elementi disgreganti. Che bisogna avere davanti ai nostri occhi per poter costruire su Cristo Gesù, che è il fondamento, usando oro, argento e pietre preziose e non fiene, paglia e legno, ossia costruire la comunità del Signore, perché è il corpo del Signore, valorizzando ciascuno, perché ognuno di noi è portatore di valori, alimentando in ciascuno quell'elemento divino unico che non portano gli altri, ma che Dio ha depositato in lui per il bene di tutti. Valgono gli esempi, o meglio le allegorie, che troviamo in Paolo, nella lettera ai Romani, nella lettera ai Corinzi, il corpo umano, dove noi abbiamo diverse membra sotto l'unico capo. Ogni membro ha una sua funzione, non c'è nessun membro inutile nella comunità, non c'è nessun membro inutile. Abbiamo bisogno tutti di quell'unico solo disatteso. Non possiamo eliminare nessuno di quelli che il Signore ha chiamato e dove il Signore ha deposto un tuo tesoro. Per cui riconoscere quelli che il Signore ha chiamato e riconoscere in quelli che il Signore ha chiamato il tesoro particolare, il dono particolare, il carisma particolare depositato, perché di quello tutti abbiamo bisogno. E senza di quello tutto il corpo ne soffre. Per cui utilizzare tutti e non eliminare nessuno, ma sapere utilizzare tutti e sapere non eliminare nessuno, se non il male. Vedremo gli elementi disgreganti, ma tutto ciò che è aggregante, che è dono di Dio, deve essere usato per l'edificazione comune. Ecco questo termine che tante volte ricorre,
ma soprattutto nella lettera agli Efesini, per l'edificazione del corpo, per l'edificazione della comunità. Tutti i carismi vengono dati a ciascuno per l'edificazione comune. Non possiamo prenderci il lusso di eliminare un carisma o di eliminare anche uno solo portatore di un carisma. Si tratta di amalgamare gli uni gli altri nella carità, ed è difficile questo, perché c'è l'elemento disgregante connesso con i carismi. Il carisma è ordinato alla costruzione, però il carisma divide, cioè divide, distingue, ma tante volte divide. E allora i carismi debbono distinguere, ma non debbono dividere. Per cui è un elemento aggregante la distinzione, per cui tutti danno il proprio apporto, l'uno diverso dall'altro, ma è disgregante la divisione, perché mette uno contro l'altro. Se il piede dicesse: beh, io oggi non voglio lavorare, me ne sto a casa. Sì, l'altro piede comincia a camminare, il corpo si muove, ma non si muove bene. Chi me lo fa fare, dirà il dito, di lavorare? Io me ne sto in pace. E beh, quella mano non può molto bene lavorare. Ma se un occhio dicesse: ma io sto chiuso, non voglio lavorare, mi voglio riposare. E con un occhio sì, si fa qualcosa, ma non si fa tutto. Guai se poi se dovesse fermare un polmone, c'è l'altro polmone, perché non lavorare l'altro polmone? Per forza io devo lavorare sempre. Si sta male. Guai poi quando si ferma il cuore, e allora tutto crolla, oppure la testa non vuole funzionare. Non... Ecco, tutti dobbiamo funzionare, e abbiamo bisogno di tutti perché il corpo vada bene. Come facciamo? Quello là che mi attende. Mi dice che il tempo è passato. Comunque, continuiamo 5 minuti ancora. Gli elementi disgreganti della comunità. Ce ne sono tanti. Ci sono elementi disgreganti interni, elementi disgreganti dall'esterno. Per cui bisogna stare attenti agli elementi disgreganti che sono in seno alla comunità. Invidia, gelosia, protagonismo, superbia, sono elementi disgreganti nella comunità. Cattivo esempio, malcostume, mormorazione, critica, contesa, tutti elementi disgreganti sono. Sono 12 elementi disgreganti. Potremmo fare l'elenco. Attenti, li enumero soltanto. E poi gli elementi disgreganti dall'esterno, ce ne sono tanti. Gli attacchi alla comunità. Ci sono attacchi che vengono dal mondo, ci sono attacchi che vengono da cattive persone che odiano la comunità, l'attaccano dal di fuori, ci sono attacchi che vengono dal demonio, il quale odia la comunità carismatica. Il diavolo odia la noce. Lo sapete questo? La odia a morte. Metterà confusione di idee, divisione di opinioni nel tentativo di distruggere. Ecco gli elementi disgreganti che vengono dal di dentro, cioè dall'uomo cattivo che è dentro di noi, qualche uomo cattivo che ci attacca dal di fuori, oltre a quelli gli elementi disgreganti interni, un uomo cattivo che ci vuole male, ci sono anche maghi, ha fatto dire che ci vogliono male, ci sono persone uscite che non sono dei nostri, erano in mezzo a noi ma non erano dei nostri, e ci attaccano, ci deridono,
ci mettono in pericolo, ci calunniano, propagano notizie non vere, attaccano la comunità, vogliono distruggere la comunità. Poi c'è il mondo con le sue soluzioni, indulgere ai modi di fare del mondo. Quando il mondo entra in una comunità, quando entrano modi di fare mondani, allora la comunità ne risente molto, si disgrega. E poi il diavolo che attacca in tutte le maniere. Attenti agli elementi disgreganti e cerchiamo di moltiplicare gli elementi aggreganti. Basta questi semplici accenni perché il tempo scorre. La quarta fogliolina, la vita nostra. Dobbiamo rifabbricare il nostro cuore, la nostra vita carismatica. Dobbiamo fondarla di nuovo su Cristo, consolidare le fondamenta nella fede, nella speranza e nella carità. Bisogna metterci in crisi continuamente, rivederci continuamente, perché ogni giorno noi cerchiamo di dirottare gli impulsi elettrici, gli impulsi elettronici. Quando fu lanciato lo Sputnik, il primo Sputnik, e allora da terra furono lanciati 8.000 e più impulsi elettronici per correggere la rotta, ed esempio sotto controllo, perché il missile cercava ad esempio di deviare. Così è anche dalla nostra vita carismatica, deve essere sempre sotto osservazione, metterci sempre in crisi, osservarci per vedere i tentativi di deviazione, perché l'uomo è inclinato al male, non è inclinato al bene. E allora riedifichiamo la nostra vita, il tempio nostro, riedifichiamo il nostro corpo carismatico. Ricordate la parola che è qui nel testo: se qualcuno distrugge il tempio di Dio, lo Spirito di Dio distruggerà lui. Guai chi tocca il tempio di Dio. Si attira la distruzione da parte di Dio, perché Dio non vuole toccare il suo corpo, non vuole toccare la Chiesa, non vuole toccare la famiglia, non vuole toccare la comunità, non vuole toccare l'uomo, il cuore dell'uomo, dove, come in un tempio, abita lui. Fratelli e sorelle, io ho dato degli spunti, perché il tempo è stato molto breve, ma questi spunti serviranno per la vostra riflessione.